nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Amen. Ci mettiamo alla presenza del Signore, invocando da Lui la sua grazia, la sua bontà, la sua misericordia sulle nostre miserie. E lo Spirito Santo per aiutarci a fare con frutto questa meditazione, volgendo lo sguardo e il cuore sulle eccellenze e le grandezze della nostra Madre del Cielo. Deus meus tot corde penitent me omnium eorum peccatorum ego detestor, quia peccando non solum pena sat eius est statuta pro meritus sum, se praeserit in qui offendi te, summum bonum ambigno qui super omnia dedicari, si Deo firmiter propona, diuvante gratia tua, decetur meum peccaturum peccandico, occasionis proxima, fugitur humane. Veni creato spiritus mentes tuorum visita in plesu per una gratia che tu creasti pectora. Qui dice disparaficus altissimi donum Dei, fons vivus signis caritas spirita di sonsio, tu se ti formi smone, rigidus paterna ed estere, purite promissum patris sermone vita scuttura. Scende lumen sensibus, infundi amore in cordibus, e firma nostri corporis virtute firma sperpeti. Hostem rebella strongius, facenque donis protinus, ductore sic te preo vitemus omne noxium, te sciamus da patre, noscamus atque filium. Teque, utriusque spiritum, che odamus omni tempo. Deo, Patris et Gloria, Filio, qua morto, e surrexit ad paraclito. In seculorum secula, amen. Mitte spiritum tuum, crea puntur, et renovabis facem terre. Amen. Dalla mistica città di Dio, della Venerabile Maria di Gesù d'Agreda, capitolo 14, libro primo, seconda parte. L'Altissimo manifestò agli angeli il tempo stabilito per la concezione di Maria Santissima e scelse alcuni di loro per custodirla. Fu questo il decreto che le tre divine persone manifestarono agli angeli santi, esaltando la gloria e la venerazione dei loro profondi e impenetrabili giudizi. Dio fece agli angeli questa nuova rivelazione della sua grandezza per consentire loro di scoprire l'ordine ammirabile e l'accordo meraviglioso delle sue opere, poiché la sua divinità è uno specchio che nella stessa visione beatifica manifesta, quando a lui piace, nuovi misteri ai beati. Tutto questo non è altro che la conseguenza di ciò che nei capitoli precedenti ho scritto riguardo alla creazione degli angeli, cioè che Dio aveva detto loro di venerare e riconoscere superiori il Verbo incarnato e la sua Santissima Madre. Essendo raggiunto il tempo destinato alla formazione di questa grande regina, era necessario che il Signore non lo tenesse nascosto, egli che tutto dispone con peso e misura. È inevitabile che da parole umane e così limitate, quali sono quelle che io riesco a trovare, resti velata la conoscenza di così segreti misteri che mi ha dato l'Altissimo. Ad ogni modo, secondo la mia capacità, dirò quello che io potrò riguardo a quanto il Signore manifestò agli angeli in questa occasione. Sua Maestà disse: è ormai giunto il tempo stabilito dalla nostra provvidenza per far nascere la creatura più gradita e accetta ai nostri occhi. La restauratrice della prima colpa del genere umano, colei che deve schiacciare la testa al serpente, colei di cui era figura quella singolare donna che come grande segno apparve alla nostra presenza. Colei che deve rivestire di carne umana il Verbo Eterno. Si avvicina già l'ora così felice per gli uomini in cui distribuiremo i tesori della nostra divinità per aprire loro le porte del cielo. Si attenui ormai la severità della nostra giustizia nel castigare, che fino ad ora è stata usata per gli uomini, e si conosca l'attributo della nostra misericordia, arricchendo le creature con i tesori della grazia e dell'eterna gloria che il Verbo incarnato ha meditato. Abbia infine il genere umano un riparatore, un maestro, un mediatore, un fratello e un amico, che sia vita per i morti, salute per gli infermi, consolazione per chi è nella tristezza, sollievo per gli afflitti, riposo e compagno per i tribolati. Si compiono ormai le profezie dei nostri servi e si adempiano le promesse di inviare un Salvatore.
allo scopo di eseguire tutto secondo il nostro beneplacito, dando inizio al mistero nascosto fin dalla costituzione del mondo. Scegliamo per la formazione della nostra diletta Maria il grembo della nostra serva Anna, affinché in esso sia concepita e creata la sua anima beatissima. Sebbene il suo concepimento e la sua formazione debbano seguire l'ordine comune della procreazione naturale, tuttavia, per quanto riguarda la grazia, si segue un ordine diverso, disposto giustamente nel nostro immenso potere. Già sapete come l'antico serpente, dopo quel grande segno che vide di questa meravigliosa donna, tenda continuamente insidie a tutte le donne, cominciando dalla prima che creammo. E perseguiti con astuzia e frode quelle che conosce più perfette nella loro vita e nelle loro opere, nella speranza di trovare tra tutte quella che gli deve calpestare e schiacciare la testa. Quando, rivolto a questa creatura purissima e senza colpa, la riconoscerà santa, porrà tutti i suoi sforzi nel perseguitarla secondo l'idea che si farà di lei. La superbia di questo drago sarà più grande della sua forza. È nostro volere però che voi, di questa nostra città santa e di tale tabernacolo del Verbo incarnato, abbiate speciale cura e protezione, custodendola, assistendola, difendendola dai nostri nemici, per illuminarla, confortarla e consolarla con degna cura e riverenza, finché sarà Beatrice. A questa proposta dell'Altissimo, i santi angeli, con umiltà profonda e prostrati dinanzi al trono regale della Santissima Trinità, si mostrarono sottomessi e pronti al divino mandato. Ciascuno di essi, gareggiando santamente con gli altri, desiderava di essere inviato, offrendosi per un così felice ministero. Tutti poi innalzarono all'Altissimo inni di lode e un cantico nuovo, perché stava per giungere l'ora in cui avrebbero visto il compimento di ciò che con ardentissimo desiderio avevano per molti secoli supplicato di vedere. Io conobbi in questa occasione che dopo la grande battaglia nel cielo di San Michele col drago e i suoi alleati, nel quale questi furono precipitati nelle tenebre sempiterne, lasciando gli eserciti di San Michele vittoriosi e confermati nella grazia, questi santi spiriti cominciarono subito a chiedere che si compissero i misteri riguardanti l'incarnazione del Verbo che allora conobbero. Perseverarono in queste ripetute richieste fino al momento in cui Dio manifestò loro il compimento di ciò che desideravano. Per tale ragione, essi, sollecitati da questa nuova rivelazione, giubilarono e glorificarono il Signore dicendo: Altissimo e incomprensibile Dio e Signore nostro, tu sei degno di ogni adorazione, lode e gloria in eterno. Noi siamo solo creature create per tua divina volontà. Mandaci. Ti supplichiamo, potentissimo Signore, ad eseguire le tue meravigliose e misteriose opere, affinché si compia in tutto il tuo giustissimo beneplacito. I celesti principi si riconoscevano con queste manifestazioni inferiori alla grande donna. Desideravano, se fosse stato possibile, essere più puri e perfetti per poter essere più degni di custodirla e servirla. Immediatamente l'Altissimo stabilì coloro che dovevano occuparsi di così nobile incarico. Ne elesse quindi 100 da ciascuno dei 9 cori per un totale di 900. Ne scelse altri 12, i quali in forma umana visibile, ma con i simboli della redenzione sulle loro vesti, la potessero assistere nelle cose più ordinarie. Questi sono i 12 angeli che custodivano le porte della città di Gerusalemme, come descritto nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21. Di questi parlerò in un capitolo successivo. Il Signore poi ne destinò altri 18 di livello superiore perché ascendessero e discendessero dalla scala mistica di Giacobbe con i messaggi della Regina a Sua Altezza e di Lui a Lei.
Infatti, molte volte la regina l'inviava all'Eterno Padre per essere guidata in tutte le sue azioni dallo Spirito Santo, per non fare nulla senza il beneplacito divino, a cui si preoccupava di fare riferimento anche nelle cose più piccole. Quando non era informata da illuminazioni particolari, mandava questi santi spiriti a presentare al Signore i suoi dubbi e i suoi desideri, per compiere quello che era più gradito alla sua santissima volontà, chiedendo di sapere ciò che le comandava, come dirò poi nel corso di questa storia. Oltre a tutti questi santi angeli, il Signore assegnò e nominò altri 70 serafini, dei più eccelsi e più vicini al trono della divinità, affinché comunicassero con la principessa del cielo nello stesso modo in cui comunicano e parlano fra loro e i superiori illuminano gli inferiori. Questo beneficio fu concesso alla Madre di Dio, sebbene fosse superiore per dignità e per grazia a tutti i serafini, perché era viatrice e inferiore agli angeli nella natura. Quando il Signore a volte si allontanava o si nascondeva, come vedremo più avanti, i 70 serafini la illuminavano e consolavano. Ella conferiva con loro i suoi ardenti sentimenti di amore e sulle sue ansie per quel tesoro nascosto che aveva in sé. Furono scelti per questo beneficio il numero di 70, come corrispondenti agli anni di lei, i quali furono appunto 70 e non 60, come diremo a suo tempo. In questo numero sono compresi quei 60 prodi che, secondo il terzo capitolo del Cantico dei Cantici, custodivano il talamo di Salomone. Erano scelti tra i più valorosi di Israele, addestrati alla guerra e muniti di spade per i pericoli della notte. La ragione per cui questi principi e valorosi capitani vennero scelti dai supremi ordini gerarchici per custodire la regina del cielo, fu che in quell'antica battaglia tra gli spiriti umili e il superbo drago, essi furono eletti cavalieri nell'esercito del supremo re, affinché con la spada della sua virtù e della parola divina combattessero e vincessero Lucifero con tutti i suoi seguaci. Questi sommi serafini, in quella battaglia vittoriosa, si distinsero per lo zelo dell'onore dell'Altissimo, come capitani coraggiosi ed esperti nell'amore divino. Queste armi della grazia furono donate a loro per virtù del Verbo incarnato, che riconobbero capo e signore, difendendo il suo onore insieme a quello della sua Santissima Madre. Per questo motivo viene detto che custodivano il talamo di Salomone e gli facevano da scorta, con le spade ai fianchi ad indicare la generazione umana e in essa l'umanità di Cristo Signore nostro, concepita nel talamo virginale di Maria dal suo purissimo sangue e dalla sua sostanza. Gli altri 10 serafini, che mancano per raggiungere il numero di 70, furono anch'essi partecipi di quell'ordine superiore. Contro l'antico serpente manifestarono grande riverenza alla divinità ed umanità del Verbo, oltre che alla sua Santissima Madre. Tutto ciò ebbe luogo in quella battaglia dei santi angeli. A coloro che capeggiavano in questa lotta venne concesso, per onore speciale, di essere le guardie della comune regina e Signore. Tutti insieme formano una schiera di 1000 angeli, tra serafini ed altri di ordine inferiore. Questa città di Dio fu sovrabbondantemente presidiata per essere difesa dagli eserciti infernali. A capo di questo invincibile squadrone fu posto il principe della milizia celeste, San Michele, il quale, pur non assistendo sempre alla sua regina, molte volte l'accompagnava e le si manifestava. L'Altissimo lo destinò alla custodia della Santissima Madre per alcuni particolari misteri, come speciale messaggero di Cristo nostro Signore. Fu finalmente nominato il Santo Principe Gabriele, affinché da parte dell'Eterno Padre scendesse tra le legazioni dei Santi Angeli per dedicarsi ad altri ministeri riguardanti la Principessa del Cielo. Questo fu ordinato dalla Santissima Trinità, affinché la difendesse e custodisse. Tutte queste nomine furono grazia dell'Altissimo. Io intesi che egli nel farle osservò un certo ordine di giustizia distributiva, perché usò equità e provvidenza, considerando le opere e la volontà dei santi angeli che accettarono questi misteri rivelati
all'inizio intorno all'incarnazione del Verbo e sua madre. Nel mostrarsi obbedienti alla divina volontà, alcuni espressero inclinazioni ed attenzioni diverse rispetto ad altri nell'esercizio dei misteri che vennero loro proposti. D'altra parte, non furono elargite a tutti le stesse grazie, la stessa volontà e gli stessi sentimenti. Alcuni venuti a conoscenza dell'unione delle due nature, divina e umana, nella persona del Verbo, nascosta nei limiti di un corpo ed innalzata ad essere capo di tutto il creato, ebbero speciale devozione per questo mistero. Altri poi si stupirono che l'unigenito del Padre si rendesse passibile per il grande amore verso gli uomini al punto di morire per loro. Un'ultima parte, infine, si distinse nel lodare Dio per la creazione di Maria, per la creazione in Maria, di un'anima e di un corpo di così sublime eccellenza, superiore a tutti gli spiriti angelici, così che da lei potesse prendere carne il creatore di tutti. La distinzione degli angeli addetti ai vari misteri di Cristo e di sua madre fu fatta secondo l'inclinazione di ciascuno e in premio di esse. Così come verranno santificati coloro i quali in questa vita si saranno distinti per speciali virtù, i dottori, i vergini, eccetera. In corrispondenza di tale distinzione, i vari angeli, quando si manifestavano alla Madre di Dio, come dirò più avanti, avevano stemmi diversi che rappresentavano rispettivamente i misteri della passione, i misteri dell'incarnazione, della passione di Cristo Signore nostro, della grandezza e dignità riservate alla stessa Regina. Ella non venne subito a conoscenza di quest'ultimo mistero, perché l'Altissimo ordinò agli angeli di non rivelarle che sarebbe divenuta la madre del suo unigenito, fino al tempo stabilito dalla sua sapienza. Tuttavia, dovevano parlare con lei dei misteri dell'incarnazione e della redenzione, per infervorarla e spingerla a fare le sue richieste. È impossibile esprimere a parole, e le mie sono limitate, una così alta luce e rivelazione. Laudentur Jesus et Maria. Ho proseguito a prolungare un po' la lettura. La mistica città di Dio è un po' come l'apparecchio alla morte, è un po' un misto tra catechesi e meditazione. Invoco sempre lo Spirito Santo perché è meglio farlo, quindi c'è un po' una struttura simile a una meditazione, però spazia un pochino, diciamo, in un'area di confine. Se dovessi chiedere qual è il punto da cui partire per meditare, forse qualcuno che magari sono un po' più attento risponderebbe opportunamente che sono proprio le ultime cose che abbiamo sentito, che sono la chiave di lettura di quello che precede. Ed è anche un punto che è particolarmente importante per la nostra edificazione. La Madonna, abbiamo cominciato a sentire, che aveva stabilmente ed ordinariamente 1.000 angeli al suo seguito, al suo servizio. Quindi non si vedono gli spiriti, ma immaginiamoci quando si muoveva la Madonna. C'era un esercito di 1.000, dico 1.000 persone, perché gli angeli sono persone, anche se spirituali, al seguito. Quindi, insomma, una scenetta che se uno avesse potuto vedere con gli occhi avrebbe fatto una certa impressione. Gli angeli sono miliardi, gli angeli fedeli. 1.000 sono stati scelti dall'Altissimo. E perché? Questa è la prima cosa che bisogna chiedersi, perché? Tutte queste nomine furono grazia dell'Altissimo, ma nel farle osservò un certo ordine di giustizia distributiva, si chiama così. Ed forse sarebbe il caso di parlare un pochino di giustizia e delle tre caratteristiche della giustizia. Quella legale, quella commutativa e quella distributiva. Per
Perché uso equità e provvidenza, considerando le opere e la volontà dei santi angeli che accettarono questi misteri all'inizio intorno all'incarnazione del Verbo assonare. Allora, c'era stato un antefatto, e Maria d'Agreda ce l'ha ricordato, l'antefatto di questo episodio è la rivelazione primordiale fatta agli angeli e la causa anche della caduta di Lucifero e degli angeli ribelli. Questo ormai lo sappiamo. Quindi l'incarnazione del Verbo e la sua madre, lo strumento che Dio avrebbe scelto, e il dovere quindi da parte di tutte le schiere angeliche di sottomettersi al Verbo incarnato e venerarlo e adorarlo come loro superiore, e anche alla madre del Verbo incarnato, venerarla come le loro regina e superiore per la sua dignità di madre di Dio, pur essendo, e ci è stato ribadito oggi, di per sé inferiore agli angeli per natura in quanto donna, così come del resto anche la natura umana. Come si legge nella lettera agli ebrei, era di poco inferiore agli angeli. Ed è per questo che Gesù si dice nel Vangelo di San Giovanni inferiore al Padre, come dice lo stupendo simbolo atanasiano, il cui comunque, che è un capolavoro, vi invito a leggere, uguale a Dio, uguale al Padre in quanto Dio, inferiore al Padre in quanto uomo. Ora, il problema sono appunto le reazioni. Le reazioni, evidentemente, non semplicemente gli angeli non hanno come noi emozioni o sentimenti, beati loro, che sono molto spesso, ahimè, causa di distorte considerazioni, visioni, eccetera, ma hanno l'intelletto e la volontà, gli angeli. Però, pur essendo tutte creature angeliche, dinanzi alla rivelazione di questo mistero, tutti chiaramente hanno superato la prova, accettandolo e sottomettendolo, sì, gli angeli buoni, perché altrimenti sarebbero ricaduti insieme a Lucifero e la sua orrenda compagnia. Però ci sono tre tipi di reazione: volontaria, quindi opere e volontà dei santi angeli, specifica l'autrice, che sono state la causa della loro elezione, perché la giustizia distributiva è quella che i superiori usano nei confronti degli inferiori, per esempio i genitori nei confronti dei figli, per esempio i superiori ecclesiastici nei confronti dei subordinati. E che significa? Significa che tu dai una nomina o un incarico come premio di un merito che l'inferiore ha acquisito. E questo deve essere fatto. Certe cose che non sono, per esempio, ne necessarie ai figli non vanno date così, ma vanno date come premio, come merito. Io sono stato educato, grazie a Dio, per certe cose così. Cioè, alcuni beni accessori erano, per esempio, subordinati. Subordinati in maniera assoluta, oserei dire, al fatto che si portassero da scuola voti eccellenti. Se no, si mangia, si beve, si dorme, ma alcuni premi in più non si hanno. Questa è una cosa molto importante dal punto di vista educativo ed è un dovere. Anche nella Chiesa dovrebbe funzionare. Chi è che viene nominato Monsignore? Monsignore è un titolo onorifico nella Chiesa. Monsignore viene nominato chi dal vescovo, chi il vescovo, sulla base di considerazioni oggettive, quindi di meriti acquisiti sul campo, ritiene che se lo meriti. La stessa cosa vale per chi viene nominato vescovo dalla Santa Sede. È uno che appare meritevole. La stessa cosa vale per chi viene nominato cardinale. La stessa cosa vale per chi viene eletto Papa, stessa identica cosa, anche se lì c'è un criterio un pochino differente. E la stessa cosa varrà dinanzi a Dio, come qui si accenna, per quanto riguarda poi la gloria che avremo in cielo, perché dottori, vergini, e qui non cita la terza categoria, sono martiri, come spiega San Tommaso, si trovano in paradiso in posizioni eccellenti rispetto agli altri santi.
Perché per essere martire, versare il sangue, per conservare illibata la verginità per tutta la vita, superando tutte le tentazioni, e per avere il titolo di dottore, cioè di uno che si è, cioè che ha insegnato per tutta la vita e senza sbagliare, senza sgarrare la sana dottrina, anche, come dire, addirittura in certi casi contribuendo all'arricchimento del patrimonio teologico e quindi poi, una volta fatto proprio dal magistero, addirittura dogmatico della Chiesa, si troveranno in condizioni di eccellenza, perché se lo meritano. Perché per essere martire ha da tribolare, per essere vergine devi tribolare, e per essere dottore devi tribolare, perché non è che uno dottore si inventa a mattina. Non bastano nemmeno i doni e i talenti naturali che il Signore ti dà, perché tu li devi alimentare attraverso lo studio e la preghiera continua. Che è una fatica stare una vita a studiare, non è una cosa. Sono fatiche. Questo deve essere chiaro perché così ci ricordiamo questa meditazione del sabato mattina e quella del sabato sera, perché al momento della nostra morte queste cose contano e come si contano. Perché il giudizio particolare, quindi quello che ci troveremo a vivere dinanzi al Signore, ha proprio il carattere retributivo. Saranno premiati i meriti con gloria e saranno castigati i peccati con pene eterne, se uno non ha quella grazia, non si è convertito, temporali, se uno, pur essendo salvo, non ha però saldato i debiti con la divina giustizia e non ha fatto in modo che i meriti acquisiti in terra colmassero la misura dei debiti. Cioè, amici, questo prima ce lo mettiamo in testa. E meglio è, perché così funziona. E fate attenzione che chiunque dovesse dire che funziona diversamente sbaglia. E chi lo segue va a mettersi nei guai. Perché una volta morti poi non si può ritornare indietro ad avere la seconda chance. Diciamo, ma no, non era così, allora mi impegnerò un po' di più, perché però prima non lo sapevo, adesso ritorniamo indietro, lo facciamo. Non si può. Quindi questa è la chiave un po' di lettura di tutto quello che abbiamo ascoltato e quindi queste mirabili elezioni fatte dall'Altissimo. Qui è bellissimo anche il discorso che fa Sua Maestà e i titoli che Sua Maestà, i titoli principali dà alla Vergine Santissima. Allora, uno, la creatura più gradita e accetta ai nostri occhi. Questo dovrebbero ben ricordarlo tutti quelli che sono sempre un po' allergici al nome e al culto mariano. Sembra che appena si nomina Maria, l'unica preoccupazione è quella di ridimensionarla e di minimizzarla, e l'unico terrore è quella che la sua persona possa oscurare quella di Cristo. Io sarei un pochino più prudente, perché prima di andare evidentemente a reprimere gli abusi, che purtroppo ci sono, perché purtroppo il diavolo non manca mai di fare danni, come può, anche per la nostra stupidità, non anche, soprattutto per la nostra stupidità, mi permetterei di dire. Però prima di andare a ridimensionare eventuali abusi, diciamo anche chi è, e diciamolo chiaramente chi è, perché anche tra gli esseri umani avranno un particolare posto in cielo chi si distingue per amore e per zelo nei confronti di Gesù e nei confronti di Maria. Capiamo che sono l'asse della creazione, eh? Cioè l'universo ruota intorno a questi due, chiamiamoli con la P maiuscola, personaggi, eh?
cioè la Santissima Trinità ha focalizzato lì proprio il perno e il centro di tutto. Quindi è il nostro rapporto con Gesù e con Maria che qualifica la nostra vita cristiana nella sua proprio genuinità più profonda. Tutte e due. Uno, due. La restauratrice della prima colpa del genere umano, di questo non è, cioè, capite? Noi la Madonna dobbiamo ringraziarla in tutti i modi possibili. Lei è umile, sì, lei attribuisce tutto a Dio, è il suo distintivo, ma noi dobbiamo ringraziarla come non mai, altro che minimizzarla. Ma ci rendiamo conto di quello che ha dovuto fare per conservarsi come si è conservata e per trionfare contro Lucifero? Ma ci stiamo dando un'occhiata in giro, per esempio sulla potenza che c'è adesso Lucifero, impressionante, sugli stermini che sta operando a tutti i livelli, in tutte le forme possibili, è che a volte si rimane veramente sbigottiti perché sembra che non si sa più a che santo votarsi, sembra impossibile difendersi, cosa che non è vera. Però non è uno scherzo giocarsela con Lucifero, eh. In persona, per tutta la vita, avete già visto, 70 anni è campata la Madonna, secondo la tradizione 72, per essere precisi. E questo è il motivo per cui sono stati scelti quei 70 angeli speciali, no? La restauratrice della prima colpa del genere umano. E poi, a proposito di stemmi, il mio nuovo stemma, io proprio ho avvertito la necessità di scegliere proprio questo motto, Ipsa conteret caput tuum, che è Genesi 3,15, colei che deve schiacciare la testa al serpente. Noi non abbiamo speranza di schiacciare la testa al serpente, noi saremo attossicati e avvelenati dal serpente, a meno che non chiediamo aiuto alla vincitrice. Diciamo, no, ma io prego nostro Signore Gesù Cristo, quindi che mi serve la vincitrice? Guarda. Fai pure se vuoi. Ma sta scritto Ipsa conteret caputum. Certo che il nostro Signore Gesù Cristo gli schiaccia la testa e pure il resto al serpente, bella forza. Ma il Signore ha deputato una pura creatura a questo lavoro. Perché Adamo ed Eva erano due pure creature. Certo, ci voleva un Redentore che fosse non una pura creatura, ma che fosse Dio, questo l'ha ampiamente dimostrato Sant'Anselmo nel Cur Deus Homo e altrove, Sant'Anselmo d'Aosta. Ma ipsa conteret caputum è stato detto di lei. E quindi attenzione al nostro rapporto con lei. Poi sono bellissimi i titoli che Sua Maestà dà al nostro Signore. Un riparatore, anche lui. C'è una riparatrice, una restauratrice e un riparatore. Abbiamo fatto danni, figlioli miei cari, li facciamo in continuazione. Quando si fa un danno, qualcuno deve riparare. Quando una chiesa va a pezzi, qualcuno la deve restaurare. Quando arriva un terremoto e derrada il suolo una città, qualcuno la deve ricostruire. Noi questo abbiamo fatto, eh. E Gesù e Maria hanno fatto il contrario. Poi un maestro, noi abbiamo bisogno di essere istruiti da lui. Poi un mediatore, uno che si mette in mezzo, mediatore tra Dio e l'uomo. Perché? Perché è Dio come le persone della Santissima Trinità, come lui stesso è, ed è uomo come noi. E anche un fratello e un amico. Gesù, dire fratello e amico non vuol dire autorizzare o passare direttamente a questo step dimenticando chi lui è, ma Gesù è certamente anche un fratello e un amico. Deve essere considerato come tale. Fratello perché si è fatto il nostro fratello appunto diventando uomo come noi, ha assunto la nostra natura, non un'altra. E amico perché ci ha detto nel Vangelo, questo dice nel Vangelo, chiunque fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre,
E cosa dice gli apostoli? Agli apostoli? Non vi chiamo più servi, perché un servo non sa cosa fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici. E gli apostoli erano amici di Gesù. Non solo per il fatto che sono vissuti fianco a fianco con lui durante il ministero pubblico, ma anche per il fatto che hanno scelto di essere amici di Gesù. San Pietro, che poverino, tante volte nel Vangelo purtroppo viene presentato nella sua debolezza, è stato però anche quello che dopo il discorso della sinagoga di Cafarnao, quando sono scappati tutti, volete andarvene anche voi? È lui che ha detto, Signore, da chi andremo? Tu solo hai parola di vita eterna. San Pietro, l'amore che voleva e il bene che voleva Gesù era qualcosa di inimmaginabile. Ed è quello che l'ha salvato, nonostante la sua debolezza, non dissimulata dai Vangeli, peraltro, no? Ora, il motivo di tutta quanta questa protezione angelica, con questi distinti incarichi, qual era? Era che il diavolo, siccome il diavolo, il motivo per cui ha tentato Eva, facendo cadere il genere umano, oltre che nella sua intelligenza capire che se cadeva il genere, se infettava il genere umano, diceva: ah, se infetto il genere umano non nascerà mai questa donna, perché se nasce nasce schiava mia e quindi la tengo in mio potere. E quindi non nascendo questa donna non nasce neanche il Redentore, questo era il suo primo pensiero. Ma poi avrebbe anche potuto essere Eva, no? La madre del Cristo. Non si sa mai. O no? E da allora in poi ogni santa donna stava sotto le mire di Satanasso. Così come purtroppo sono sotto le mire di Satanasso, mire specifiche, le persone, le anime che lui sgama per qualche misteriosa motivazione o perché il Signore gli fa conoscere qualcosa, che nella Chiesa in modo particolare avranno qualche compito particolare da parte dell'Altissimo. E contro questi la sua furia è veramente allucinante. E in questi casi aumentano le protezioni angeliche. Aumentano. È sempre così. Quindi 1.000 angeli. E abbiamo visto i criteri di scelta, no? 12, quelli dell'Apocalisse, 18, quelli della scala di Giacobbe. 900, cioè 100 per ogni coro angelico, e più gli ultimi 100, che sono 70 serafini, 60 dei quali erano quelli che si distinsero nel combattimento spirituale, e poi gli ultimi, no? Gli altri 10 serafini furono scelti per essere stati partecipi di quell'ordine e di quella grande riverenza alla divinità, alla maestà del Verbo e alla sua madre contro l'antico serpente. Quindi questo era il corredo preparato dall'Altissimo prima ancora che ella fosse concepita. Attenzione. Concepita, ci ricorda il Signore in questo paragrafo, umanamente, ma ricolmata di grazia in maniera straordinaria e soprannaturale. Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, quae respectit humilitate mancelle sue, cenem ex orbe Adam medicent omnes generationes. Qui affecit mihi magna qui potens est sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenie stimentibus seum fecit potentia in brachio suo, dispersi superbos mente cordi sui, deposit potentes de sede ex altavit humiles, esurientes in plevit bonis et divites timisit inanes, suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue, sicut locutus est a patres nostros, Abraham in senius in secula.
Gloria Patri, Filio e Spirito Santo, sicuterat in principio, nonché sempre, et in secolo, secolorum. Amen. Agi nostri di grazia, son nivo d'estero, spronirsi i benefici tuoi, scrivi e saregni in secolo, secolorum. Amen. Deo est nomi, son pace vita eternam. Laudentur Iesus et Maria, nos controle pia, benedicat Virgo Maria.